l'impegno civile attraverso la musica, il gruppo Zezzi da Pomigliano d'Arco con Marcello Colasurdo. A voi. Musica d'impegno civile e popolare. Angelo De Falco e il maestro Colasurdo si esibiranno questa sera nell'ambito dello Sponza Fest. Noi vi diamo un'anticipazione nel corso di questa diretta. Intanto, qual è il messaggio che rinnoverete questa sera? Va bene, è una cosa che noi abbiamo scritto giusto 30 anni fa. Quindi poi lo sponsor di Caposele Calitri, avendo come tema carnevale e i misteri di questa grande cosa, noi portiamo il Chiantamurti che abbiamo scritto un secolo fa. Verrebbe da dire nulla di nuovo sotto il cielo, invece no, è il mito che travalica il tempo ed è sempre attuale. E a Pomigliano d'Arco lo abbiamo fatto 30 anni fa, si chiamava Tutto per Niente, perché tutti fanno tutto per niente, mi capisci a me? Io ho capito perfettamente, ma qua invece che tutti sembrano fare qualcosa per qualcosa. Esatto, ma a Pomigliano in particolare si sente di più questo, fare tutto in cambio di? Punto interrogativo. Le chiedo soltanto, oggi c'è stata la crisi, questo ampio dibattito sulla crisi di governo. Meno male, è stato un buon Ferragosto, almeno si odiano e se ne vanno a fare a quel paese, sperando di trovare migliore compagnia. Il PD deve dire, voi non capite un cazzo, venite con noi, cerchiamo di capirci qualcosa. Per niente. Andiamo dal maestro. Come è nato, come siete qui allo sponsor, perché siete qui? L'abbiamo provocato perché Vinicio si interessa molto delle cose teatrali popolari, dell'entroterra, della cultura contadina e popolare. Lui è un figlio di questa terra e siamo onorati di essere qua per portare questa cosa, questo pezzo della tradizione di Tutto per Niente, che andà morto, carnevale, per ricordare che la tradizione sta nella memoria delle persone, della gente, degli operai e dei contadini che sono diventate matricole ittata a Rostan, allo sbando, e perciò la parola è Tutto per Niente, tutti i sacrifici, tutte le lotte stanno fatte per niente. Allora noi stasera lo vogliamo ricordare ed è importante questo rapporto anche con Vinicio Caposele, la realtà di Calitri e Calitri in particolare che si ricorda di queste cose. Marcello, tu devi ricordare che noi qua siamo stati 1976, Kist non erano proprio mancati. 1976. E 93, troppo da Ramon. Pure, sì, noi veniamo proprio da lontano con Macalitri. Sempre giovani nello spirito e nel messaggio, però possiamo chiudere chiedendovi. Carnevale si chiamava Vicenza, deve raccogliere olio, pesce, argento. I gioia sui, tutto per niente. Meglio nata a murare che una guerra, sempre. Maestro, poi ci rivediamo a Montevergine, magari, no? Sicuramente. Grazie.